Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio dell'Evercard on FIFA Ultimate Team. Quest'oggi con un episodio abbastanza particolare e abbastanza, diciamo, rappresentativo. Nei giorni scorsi il Leicester si è finalmente, meglio perché era attesissimo questo momento, laureato campione d'Inghilterra contro tutte le aspettative di inizio campionato. Era quotato addirittura 5.000 a 1 dai bookmakers inglesi e oggi siamo qui con appunto un Evercard un po' speciale, un po' fuori dagli schemi, in cui analizzeremo non uno ma ben due giocatori, ovvero quelli più rappresentativi di questo Leicester dei sogni, Vardy e Mahrez. Vardy e Mahrez che non hanno carte FIFA 09 a FIFA 12 e quindi, come vedete, sono partito direttamente da FIFA 13 perché comunque è da lì che la loro scalata verso la gloria inizia. Iniziamo da FIFA 13, dove Vardy e Mahrez hanno rispettivamente addirittura overall di 67 e 58. Troviamo un Mahrez bronzaccio che nazionale ancora francese, perché non aveva ancora esordito con l'Algeria, e in cui c'è addirittura un 49 di tiro, un 67 di dribbling, 82 di velocità, 58 di passaggio con 44 di testa, abbastanza imbarazzante. E stessa cosa Vardy, che tra le statistiche migliori ci sono quel 65 di tiro e 65 di dribbling, insomma non niente di eccezionale. Passando avanti con gli anni, vediamo come Vardy rimane bene o male sullo stesso trend, ovvero sul 67, 69, 71, niente di particolarmente eccezionale, mentre per quanto riguarda Mahrez c'è un upgrade pian piano più sostanzioso. Sul 14 troviamo una carta 65, una 69 sul 15, mentre quest'anno troviamo due carte base, una per Vardy e una per Mahrez, di 71 e 73, con i relativi upgrade a 75 e a 76. Carte che comunque, per quanto questi giocatori hanno dato durante l'anno, non valgono assolutamente, sicuramente l'anno prossimo saranno su 80 superiore per entrambi, e comunque a doverle definire sono comunque ottime carte nel gioco. Per quanto riguarda invece le carte IF, come potete ben vedere, a differenza di quanto io pensassi, ne hanno comunque tante. Ovviamente ripeto che partiamo da FIFA 13 e FIFA 14, dove comunque non hanno carte, però ho specificato il fatto che non ce l'hanno perché i giocatori erano presenti su FUT. E partendo da Vardy, in due anni ne riceve solamente tre, una su FIFA 15, una carta abbastanza interessante, e due quest'anno. Da notare che quest'anno, nonostante le tante versioni, compresa quella RB che vedremo dopo, non ha ricevuto upgrade in velocità, ma sicuramente la TOTS avrà 96 o 97. E statistiche ottime soprattutto per l'80, che riceve anche un upgrade a 80 di dribbling, 81 di tiro e 82 di fisico. Un carro armato che corre, peccato davvero per quelle 3 stelle skill. Ovviamente Vardy non ne merita 4, però se le avesse sarebbe una carta davvero davvero fantastica. Per quanto riguarda invece l'algerino Mahrez, notiamo come già l'anno scorso effettivamente lui abbia ricevuto ben 3 versioni in forma e come quest'anno ne abbia avute 4. Per quanto riguarda l'anno scorso ne abbiamo 2 argento, una COC e un'altra argento esterno destro e una a sinistra d'oro. Cambia molti ruoli l'anno scorso, e unica pecca di quella dell'anno scorso, anche era una carta buona, però purtroppo aveva 3 stelle skill. Quest'anno invece salgono a 4 e riceve, come ho detto, 4 versioni: un argento 74 che costava tantissimo inizio gioco, e poi carte ovviamente upgradate dopo il suo upgrade, diciamo a febbraio. Riceve un 80, un 81, un 82, sempre a salire ovviamente sia di overall che di statistiche, per arrivare a quest'ultima versione IF con 86 di velocità, 88 dribbling, 84 tiro, 84 passaggio, diciamo una carta completa che se fosse COC probabilmente sarebbe uno dei migliori del gioco, anche perché quel 70 di fisico sembra anche qualcosa in più. Passiamo oltre e qui ci dividiamo: una carta sarà di Mahrez e una carta sarà di Vardy. La carta di Mahrez è la carta Hero, ricevuta proprio poco fa per aver vinto il Player of the Year, ovvero il giocatore migliore dell'anno in BPL. Questa carta Hero, che si presenta come una carta assurda, 87 di velocità, 89 dribbling, 86 tiro, 86 passaggio, si facevo il discorso del COC perfetto nella sua versione Fourth in Form, questa qua sarebbe assolutamente fantastica. Un giocatore che, a differenza delle sue versioni precedenti, può giocare anche alla destra perché è molto veloce, dribbla molto bene, insomma non che le altre non possano farlo, ma con questa qua si gioca meglio, diciamo.
è ottimo in tutto. La versione TOS 89 o addirittura 90 sarà probabilmente strepitosa. Non vedo l'ora di che esca e di provarla. Probabilmente entro fine settimana dovremmo già averla. Passiamo all'ultima carta. Stiamo parlando di VAR di Record Breaker 82. Questa carta uscì quando ancora non c'era l'upgrade a Rodivardi, quindi fu un upgrade altissimo. Ovviamente la velocità è sempre 92 ed è proprio per questo che nelle carte IF non è stata aumentata, perché comunque non poteva essere più alta delle sue versioni superiori. Troviamo un 81 di tiro, un 87 addirittura di fisico, un valore che è assurdo, 82 di dribbling anche, come ho detto prima, però l'unica pecca di questa carta sono le 3 stelle skill. Il TOS auspicabilmente sarà di 87-88, e anche là, con un dribbling che si aggirerà sui 90, probabilmente quelle 3 stelle skill andranno un po' nel dimenticatoio, perché un giocatore con 90 di dribbling generalmente se ne fotte, tra virgolette, delle skill e fa tutto col controllo palla e con l'agilità, che comunque Vardy non ha, però chissà, magari una versione successiva sì. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. È stato, credo, bello per voi, come è stato per me, rivivere un po' la crescita di questi due campioncini, nonostante l'età non sia proprio tenera per entrambi. Partendo dalle carte di FIFA 13 con un upgrade totale, magari di più quasi 30 per le carte tozze che verranno. E niente, complimenti anche da parte mia, ma non sono io qui a dirlo, a Lester e a loro due per essere arrivati così in alto. La favola si è conclusa per il meglio. Nella speranza che il video vi sia piaciuto, vi rimando al prossimo. Qui è Alfred, alla prossima. Ciao a tutti.